2014 ho espresso la convinzione che non guardare alla storia di questi teatri, non essere riconoscenti del percorso fatto prima di voi, sarebbe stato un approccio più sperato. Bisogna ricostruire, e non sono parole retoriche, ma si sente, si vive stando lì, il bisogno di costruire un tessuto umano cittadino più solidale e più in dialogo. Ci ritroviamo dopo un anno che è stato davvero meraviglioso per il Teatro del Lido, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ma soprattutto per la partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini al progetto. Io sono Chiara, sono la vicepresidente dell'Associazione di Associazioni DDL, che si occupa di garantire il modello pubblico e partecipato, instaurando un rapporto diretto con il pubblico, con gli artisti, con i tecnici, con gli addetti ai lavori, con tutti coloro che hanno attraversato il teatro. Abbiamo fatto comunità, come diceva Emanuela prima, dar vita a iniziative in quest'ottica, una fra tutte, una soltanto, perché se no andiamo lunghi, il TDL Tube è un'iniziativa che nasce dall'incontro tra la richiesta di alcuni insegnanti, la proposta di alcuni formatori specifici e l'attività nostra di coordinazione, quindi è proprio un progetto che nasce al Teatro del Lido e sarà un progetto formativo costante per tutto l'anno per la produzione di materiale audiovisuale. Non sarei mai aspettata che avessero proposte anche da altri paesi. E anche da noi la stagione è un po' ridotta per una questione economica, però la direzione artistica è sempre la stessa. 40.000 biglietti staccati, scarsissima, anzi nessuna fascinazione per gli omaggi. Un bilancio chiuso in attivo, lieve attivo, senza ricorrere ai facili compromessi di una programmazione farcita da volti più popolari che professionali. Il vero successo del Tor Bella Monaca è, a mio giudizio, quello speciale sentire affettuoso che da subito è nato fra le mura del teatro, che a volte sono percepite come respingenti dal vicinato, e coloro che, vivendo nel quartiere, per innata sapienza, riconoscono al primo sentore l'alieno da chi ha un DNA condivisibile. 2.200 presenze. Quest'anno contate, tra noi non aspettare, ci hanno detto: ma sei sicura? Come hai fatto a contarle? Siamo abbastanza sicuri anche dell'altro anno. Quest'anno abbiamo staccato i biglietti, quindi si pagava. Io abbiamo staccato 2.200 biglietti, quindi in un posto di una capienza che l'Italia ha aperto nemmeno un anno fa, ci ha fatto capire che probabilmente quella è la strada. L'idea è mantenere sempre migliorando quanto ha funzionato, rivedere e correggere quanto non ha funzionato, partendo da una lettura analisi dei risultati che a nostro avviso appunto sono tre: quantitativi importantissimi, economici importanti, qualitativi indispensabili, perché se no uno non si imbarca al Teatro Scuderia di Venezia e probabilmente nessuno degli altri teatri, perché vale, uno spende del tempo della propria vita e vuole passarlo bene. Quello che a me fa più piacere, spero che venga confermato oggi, è che in realtà questo anno anche è servito, cioè, ad assicurare che era possibile restituire questo spazio e sperimentare questa forma di collaborazione, perché il lavoro fatto dalle associazioni, il lavoro sul territorio, con la nostra organizzazione più gestionale operativa, ha consentito comunque di restituire lo spazio alla città. Quando ha accennato Emanuela, perché come voi potete immaginare, quando ci si mette una grande passione e anche, come dire, molto tempo e molta determinazione per produrre alcuni risultati, mi riferisco agli atti di cintura, la cosa che può addolorare di più è che poi questa esperienza vengono interrotte o abbandonate. Credo che a questo punto quello che possiamo fare è fare molti in bocca al lupo a tutti i nostri direttori e ai nostri teatri. Speriamo in futuro che a questa presenza se ne possano aggiungere altre, che dunque ci siano altri spazi che partecipano a questa rete. Grazie a tutti.